le donne di Forza d'Italia, che sono tutte mezze di plastica, tutte eccetera, eccetera, non parlano quasi mai. Dall'altra parte c'ho il PD, dove c'è Lady Like, che dice che si vanta, io almeno ogni 4-5 giorni sono dall'estetista. Noi abbiamo Paola Taverna. Perché uno vuole emulare quelle del PD o quelle di Forza Italia, ma semplicemente perché non riesco a fare la lavatrice da 14 giorni. Non posso fare diversamente. Di donne, donne che combattono e donne che si mettono in gioco nonostante sia difficilissimo essere donna in un paese come l'Italia, che continua a dire tante belle cose, ma sono quelle che dice Renzi, quindi signori miei, purtroppo la condizione di donna è sempre quella lì. Ma io mi permetto di cominciare da romana, e credetemi, per me è una bella sensazione venire in Veneto senza pensare che c'è qualcuno che mi dice Roma ladrona, voi romani, perché questo era un pochino quello che stavano cominciando a fare, no? Era quello che hanno tentato di fare, dividere l'Italia, una e indivisibile, non ce lo dimentichiamo. Io l'altro giorno articolo 5 della Costituzione lo spiegavo a mio figlio, ed è difficile spiegare a un bambino come mai sul libro di scuola c'è scritto che ci sono le regioni, che ci sono le province, che ci sono le città metropolitane, le regioni sono elette a suffragio universale, e tu gli dici no, guarda bello di mamma, fino a un anno fa, ma le cose sono un po' cambiate, e quello ti guarda e ti dice ma poi la maestra mi prende il libro e tu dici che c'è la madre che fa la senatrice, mamma, perché un anno fa ci stanno a piantare per il culo, scusate il termine, ma è così. Questa è la cosa che mi fa più male, perché io l'altro giorno stavo davanti alla televisione e da romana guardavo Piazza di Spagna e guardavo un branco di bestie, perché quando tu poi superi quello che è il concetto di essere umano, dite bestia e fa uno sfregio alle bestie, perché le bestie sono da proteggere, perché ce l'hai l'intelletto. Allora quando lanci una conta carta dentro la barcaccia, io sto lì davanti alla televisione e penso, ma perché non li ferma nessuno? Ma perché? Perché non c'è nessuno che gli dice, cazzo, se passi con rosso a Roma devono non dire altri con un appresso in 40 per farti la multa, se non paghi la bolletta dopo un mese ti abbassano la corrente, che non puoi fare la lavatrice, ma perché a questi non li sta fermando nessuno? Eppure le ho viste le manifestazioni degli studenti, dei lavoratori, ammazza se ti hanno preso di mandare nell'aria. Si chiamano forze dell'ordine e fanno il loro lavoro. Io ho imparato in questi anni ad apprezzarle tanto, perché lo fanno adesso in condizioni veramente difficili, disumane. E allora mi domando, ma chi è che doveva dare un ordine? Chi è che non si è reso conto che c'erano... Roma, penso che la conoscete, se tu fai camminare 500 persone in fila, qualcuno le vede, hanno fatto mezza Roma, si sono attraversate fino ad arrivare a Piazza di Spagna, a tirare le bottiglie, a pisciare sui muri, a far chiudere le... Perché non l'ha fermato nessuno? E allora cominciamo anche in questo paese a trovare chi sono i responsabili, e cominciamo in questo paese che i responsabili paghino per le loro incompetenze. E che noi in 2 anni, altro che Repubblica Cartigianica, le mozioni di sfiducia che abbiamo fatto a Angelina Alfano non si contano più. Perché sta ancora lì? Allora, se quello sta lì perché Renzi deve continuare a tenere in piedi un governo che fa acqua da tutte le parti e c'ha bisogno di quei 16-20 voti per smontarci il paese, tu permetti che io forse avrei voglia di avere un altro ministro dell'interno, che questo paese forse si meriterebbe una persona che dice arrivano 500 animali, gli facciamo una gabbietta finché stanno tranquilli e poi quando stanno tranquilli se ne vanno dopo aver pagato i danni, dopo aver pagato i danni.
smettete di arrabbiarvi, non vi dovete smettere di arrabbiarvi, perché questo paese fa pena, questo paese ci tratta da celebrolesi, questo paese pensa che il popolo italiano è deficiente e come tale va trattato. Allora voi ragazzi, è arrivato il momento di scegliere se uno accetta di essere un cretino e allora te meriti quello che c'ha. Io dicevo qualcuno che il popolo si merita il governo che si ritrova in finale, oppure dici no, io deficiente non ci sono. E allora vorrei mettere qualche puntino su lei. Chi è di voi che si ricorda il caso Stamina? Si è sentito, no? Allora noi 2 anni fa, come siamo entrati di corsa, ci hanno fatto approvare un provvedimento dove si davano dei soldi per poter portare avanti le cure con la metodica Stamina. Abbiamo fatto 2 anni di indagine conoscitiva. Guarda, lo dico con dolore, perché io quando sono entrata pensavo, questa è la fiducia che abbiamo nelle nostre istituzioni, no? Pensavo che fosse una metodica valida, che fosse una metodica che poteva risolvere i problemi e che si stava boicottando perché non tornava comoda alle case farmaceutiche. Abbiamo fatto 2 anni di indagine conoscitiva, si sono espressi molti, molti professori, molti biologi, e purtroppo sembra che questa metodica non sia valida. Allora tu puoi pure accettare con dolore che la scienza non abbia prodotto quello che poteva risolvere dei problemi, però poi le domandi, ma queste persone le cure dove le hanno fatte? Queste persone le hanno fatte dentro un ospedale pubblico, gli ospedali civili di Brescia. E allora, chi ha permesso una cura che oggi, dopo 2 anni, il mondo scientifico taccia come la più grande fregatura? Chi l'ha permesso che quella cura venisse somministrata a dei bambini? Che le famiglie venissero illuse che esisteva una cura che poteva aiutarle? Che un ospedale pubblico, quando tu vai e chiedi di essere aiutato, di essere curato, te lo puoi immaginare che ti stanno facendo una cura che non esiste? Allora, io posso accettare che la cura non esiste, ma voglio i responsabili. Non si può chiudere così. E che famo? No? Abbiamo scoperto che non esiste. Quindi torniamo un attimo indietro, ditemi chi l'ha permessa allora. Come mai dentro quell'ospedale facevano queste iniezioni? Come mai nessuno, quando hanno cominciato, gli ha detto che stai a fa'? Come mai sono dovuti passare 2 anni, 3, prima che qualcuno dicesse che non esiste? E così funziona tutto. E così funziona tutto. Funziona questo governo, tenuto in piedi da 4 buffoni. 4 buffoni che ci stanno a cambiare la Costituzione. Stanno a mettere mano a una carta che sono da 40 anni. Arriva sto buffo uccello, 40 anni, io vi giuro ce l'ho proprio a livello personale, te non lo vengo. Tutta indigna, tutta fa in culo così come si fanno gli italiani, poi io ne mi paghi. Brava! E tu dice, il Senato lo abolivo. Sono 2000 anni che vuoi abolire? Perché me fai? Sono tutti illuminati? Ma portati che a casa illuminati. C'è una bella casa, immagino, no? La pagano noi. Allora, voi che dovete fermare, veramente, e quando andate in giro alla gente che ancora li vuoi, gli dovete dire... dicono che il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente, a parte che gli avevamo smontato la vita e il PD c'è sta più, cioè la richiudi che sta e dice il mio partito è arrivata la frutta, cioè se parlano da sole. Forza Italia non esiste, non è mai esistita, a 2000 euro ci pagava le oggettine, io non so a quanto gli dà a questi che stanno là dentro che continua a fare quello che devono fare. NCD sono inventato perché doveva continuare a tenere piedi sto governo. Scelta Civica si è vaporizzato, Monti che ci ha smontato il paese, non c'è sta più. Allora, a parte che 5 Stelle è entrato là dentro e gli ha detto, mo parliamo, perché fino adesso avete raccontato una manica di stupidaggini, ci vediamo un pochino, facciamo le signore. Arrivo a casa ogni tanto e mi guardo e mi dico,
non sei degna, ma ve lo giuro, io non ho la laurea, mi sono rimessa a studiare, ho fatto adesso un esame, torno a casa e vedo il video di Razzi che canta, perché lei non frega, e quello sta secondo me a dire, ma come? Ma io mi metto un gioco, mi vado a studiare tutte le politiche, perché devo essere degna di rappresentanti. Imparare quello che sono, voi non lo diventerete mai, perché sono dei ladri, signori, sono dei indigenti, sono persone che non si meritano questo paese, ci hanno provato tutte le mode a distruggerci, ci hanno levato tutto. Io vi prego di guardarvi dietro, indietro dei 20 anni, guardate quelli che erano i sogni dei vostri genitori, quelli che veramente hanno fatto la terra, si sono fatti un mazzo così perché dovevano lasciare casa al figlio. Adesso se tuo padre ti dice te lascio casa, gli dici ma non ti azzardare, non ti azzardare, perché la casa è diventata un problema, perché ti corrono appresso, perché è l'ultima cosa che c'avevo, c'è rimasta la casa e dopo quella c'è rimasta la libertà e stanno cercando che ti lascio come te. Alviso, Raniero, li conosco e li vedo e penso, mamma mia, dove state a infilà, dove state a infilà? Eppure signori, se ci infiliamo tutti quanti, da qualche parte arriveremo, no? E se veramente, prima sentivo un ragazzo e mi diceva, perché non vi incatenate? Incateniamoci tutti quanti. Se io dovessi anche solo un giorno smettere di credere che questo sogno si possa avverare, non vedrei più qui sopra, non vedrei più a raccontare niente, farei, no, come hanno fatto quei 30 che se ne sono andati, no, non si può vedere, ma dove fai? Sei rientrato qua dentro che manco tu madre ti avrebbe votato. Ma quelli che sono entrati là dentro col 5 stelle e adesso stanno a scaldare la poltrona, mi fanno un po' più schifo.